I bambini riflettono quello che vivono, recita così uno dei cartelli che stamattina sono stati esposti nel piazzale della scuola primaria di via Forlanini, annessa all'istituto comprensivo San Donato, che stamattina ha voluto celebrare con un giorno d'anticipo la giornata contro la violenza sulle donne. Gli alunni del plesso Forlanini, che comprende infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso i loro lavori, poesie e flash mob, hanno voluto dire a loro modo basta alla violenza sulle donne. La mattina è stata anche l'occasione per inaugurare una panchina rossa, simbolo di questa giornata, donata alla scuola da una nota catena di supermercati cittadina. È una giornata molto, molto importante, siamo tutti molto emozionati ancora per il fatto ultimo di cronaca che è capitato, perché Giulia poteva essere proprio una nostra figlia e questo è stato sentito in modo particolare anche dai bambini. E quindi in tutti i plessi dell'istituto comprensivo San Donato si stanno organizzando delle attività che vanno incontro alla parità di genere. E mattinata nel plesso centrale di San Donato, al centro storico, è stata inaugurata la piazzetta antistante l'istituto. Sì, nel plesso di San Donato, proprio davanti alla... abbiamo ristrutturato, riordinato la piazzetta che c'è davanti alla scuola, che noi vorremmo chiamare, secondo i desideri dei bambini, Piazza della Legalità per Giulia.